Allora, Ricciardi, le chiedo, parlando di Mario Draghi, il Movimento 5 Stelle continua a chiedere che il Presidente del Consiglio riferisca in Parlamento sulla crisi ucraina, sulle armi e il sostegno che noi diamo a Kiev. Mario Draghi dice se serve, se il Parlamento chiama, io ci sono, ma non vi basta quello che ha detto in Copasir, al Copasir, il ministro della difesa Lorenzo Guerini? Non rischiate di mettere in difficoltà sia Draghi sia il vostro ministro Di Maio, capo della diplomazia, sia i vostri alleati? Allora, qui il problema non è un'audizione, mettere in difficoltà Draghi, mettere in difficoltà Guerini o chi che sia. Qui il problema è quello che ha detto la vostra corrispondente un minuto fa. Qui che, si la, sta che è andando una giornalista verso... dell'Internazionale, lo sottolineo per dare i giusti meriti, che ci fa compagnia. Certo, no, no, certo, che fanno tra l'altro un lavoro in questo periodo sì, assolutamente preziosissimo. Però ha riportato la realtà dei fatti, ovvero si sta andando verso un conflitto dove sul campo ucraino, sulla pelle degli ucraini, si sta innalzando il livello militare e il livello di scontro. Allora, noi da settimane, se non mesi a sto punto, stiamo dicendo, ma l'Unione Europea non è che deve agire con una telefonata singola di questo, una telefonata singola dell'altro. Si vuole mettere al centro di questa operazione diplomatica e non lasciare ad Erdogan il ruolo di ambasciatore o ruolo di diplomatico e mettere al centro di una situazione nella quale la pagano gli ucraini e la paga l'Europa, perché la guerra ce l'abbiamo in casa in tutti i termini, anche economici. Assolutamente, io sono d'accordo con lei, ma il lavoro del ministro degli esteri Luigi Di Maio non è sufficientemente protagonista di questa fase? Luigi Di Maio sta facendo un lavoro per quanto riguarda tutto il discorso dell'approvvigionamento del gas, insomma, andare in giro per il mondo a dover supplire a quella che è una carenza di gas è un lavoro fatto con quotidianità e con meticolosità. Qui il tema non è un ministro, qui il tema è tutto il governo e tutto il governo dentro l'Unione Europea e tutti i governi dell'Unione Europea. Qui ora non mettiamola sul singolo ministro che no, può ma fare io in realtà non parlavo genere. Tanto dell'impegno di Di Maio nella ricerca di una soluzione per il gas, per la dipendenza del gas russo, quanto del suo impegno da capo della diplomazia italiana. Cioè, non è che l'Europa, il ministro Di Maio, non spetta a me difenderlo, però, o Macron, allora, ma, presidente di turno, non abbiano provato a fare un'azione diplomatica, certo, nei confronti, allora, di Putin. Io è quello che ho detto prima, cioè non è che è alla singola volontà del singolo paese. Qui l'Unione Europea si deve mettere insieme e parlare con un'unica voce, perché i risultati che finora sono stati ottenuti mi sembrano deludenti, no? E allora l'Unione Europea, che è il continente nel quale si sta svolgendo questa guerra, è assente per quanto riguarda la politica energetica, perché come noi ribadiamo da settimane, se l'Unione Europea facesse una politica energetica comune, potremmo anche pensare a togliere il gas russo, ma questo l'Europa non la fa, perché ognuno va per i suoi interessi. Invece l'Europa avrebbe una potenza enorme a agire come soggetto unico in campo energetico. Allora, guardi, durante il Covid noi eravamo un paese da solo e poi c'è stato un presidente del Consiglio, Conte, che ha cominciato a chiamare tutti gli altri paesi più in difficoltà e ha detto: signori, qui non è che ci possono dire prendete il MES, vi ricordate il MES, e accontentatevi. Qua o ci salviamo tutti insieme o non si salva nessuno. È stata fatta un'iniziativa politica faticosa, lunga, che però ha portato al recovery, ha portato l'Europa a una politica d'azione comune. Questo non lo si sta facendo. Noi non vediamo che c'è un governo, un'iniziativa di paesi in Unione Europea che sta provando, allora, ad andare in questa direzione. Questo è preoccupante. Prima di
Bentornati ancora in diretta a Studio 24, stiamo discutendo di quanto succede in Ucraina, ma non solo, perché siamo stati anche a Palazzo Chigi. La notizia di poco fa è che ci saranno due consigli dei ministri, uno convocato alle 12 per parlare degli interventi sul caro energia e uno poi nel pomeriggio che invece dovrà approvare il decreto aiuti, con gli aiuti appunto la boccata d'ossigeno per famiglie e imprese. Nel frattempo è in corso l'incontro con i sindacati. Sono con noi Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, buongiorno a entrambi. Ricciardi, riparto da lei, mi consenta di fare un po' l'avvocato del diavolo, però ripartendo da quello che diceva Donzelli, suona un po' strano dal partito che esprime, partito di maggioranza relativa, che esprime il ministro degli esteri chiedere un'escalation diplomatica, ma voi avete fiducia nel vostro ministro Luigi Di Maio? Lei è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ancora, ancora siamo, allora, prima Donzelli in una frase è riuscito a dire tre bugie, proprio è incredibile, quando dice il leader del Movimento Grillo ha detto che l'Italia si deve disarmare. Uno, Grillo non è il leader del Movimento, due, non ha mai scritto questa cosa. Quindi consulente per la è comunicazione, difficile, possiamo dirlo, è così. Sì, e però è in una frase, però se uno dice una castroneria di questo tipo, due bugie in una frase, quantomeno farglielo notare, poi col collegamento non ci si riesce, ma insomma, altrimenti uno è parole libertà. Ecco. Allora, quindi l'escalation, ma ancora, cioè qui stiamo cercando di fare la polemicuccia Movimento Di Maio, noi abbiamo completa fiducia nel nostro ministro degli esteri, ma se pensiamo che sia un ministro degli esteri in un panorama mondiale dove, Johnson dice invadiamo, possiamo anche andare nel territorio russo, dove l'Unione Europea sta parlando, i massimi vertici dell'Unione Europea stanno parlando solo di armi, e allora se pensiamo che il ministro degli esteri italiano, che ha diciamo il potere di poter reinvertire tutto questo trend, allora stiamo cercando la polemicuccia. Io dico questo, dico che un governo come quello del Conte 2, come il presidente Conte, che non si è arreso in quel momento al fatto che l'Italia fosse lasciata da sola e ha tessuto dei rapporti internazionali che, se fosse per il partito della Meloni, sarebbero Orban, i rapporti internazionali della Meloni, ha detto subito una cosa dirimente, e noi su questo stiamo insistendo da settimane e lo stiamo facendo a livello politico, in un governo in cui ci siamo per responsabilità, questo è evidente, altrimenti non saremmo usciti dal Covid e non avremmo fatto una campagna vaccinale. Quindi per responsabilità diciamo, noi abbiamo un'arma, che è quella del piano energetico comune europeo, ci dobbiamo mettere intorno al tavolino a fare stoccaggi comuni, piani di acquisti comuni. La sciocchezza che prima anche ha detto Donzelli sulle trivelle, io gli vorrei chiedere a Donzelli, trivelliamo tutto il mare italiano, nel frattempo lo spieghiamo però agli operatori turistici che avete strumentalizzato per anni dicendo che parlate al turismo e gli diciamo che però gli mettiamo le trivelle. Però questo lo diceva prima anche Cottarelli, cioè bisogna trovare un modo. Mettiamo, no, infatti per rispondo anche a Cottarelli. Mettiamo davanti le trivelle davanti alla laguna di Venezia e poi gli andiamo a spiegare a tutti quegli operatori turistici con cui scendevate in piazza. Lo sa nel mare italiano, trivellando tutto in questa maniera, quant'è il fabbisogno di gas, in quanto lo esauriamo il gas italiano? Me lo dica. Come mai, secondo lei, diceva Annalisa Camilli, Ricciardi, che c'è un po' di sconcerto in Ucraina sul fatto che l'Italia dia molto spazio anche alle posizioni russe, insomma, devo dire, non senza contraddittorio e non in questo canale, ma insomma, forse la Russia si aspettava, tra virgolette, una maggiore solidarietà da parte del nostro paese, questo tra le righe l'ha detto ieri Lavrov. Ma io su quella che è la libera scelta editoriale di appunto un editore di intervistare Lavrov non voglio insegnare il mestiere a nessuno, insomma saranno stati fatti, saranno avuti dei contatti, degli accordi, sarà fatta questa intervista, quindi non mi sento di poter dare io lezioni di come si fa giornalismo, di come si cerca di raccontare quello che sta accadendo. È chiaro che se uno vuole raccontare tutto quello che sta accadendo ha bisogno di porsi in maniera oggettiva e quindi ascoltare le parti che stanno in causa. Quindi io credo che quando viene restituito poi il racconto di uno scenario così complesso
perché poi è uno scenario complessissimo. Credo che in questo momento sul campo oltretutto si stia facendo un lavoro di giornalismo accurato, si stia cercando di, anche rischiando la propria pelle, di riportare quello che accade. Non è, cioè, quindi, però ripeto, io non mi metto a giudicare la scelta editoriale, ripeto, di un editore, allora, privato che fa. Certo, di certo ci sarà un'istruzione, un Carricciardi su questo, che è un tema che non vogliamo dimenticare, neanche il 2 e il 3 maggio e poi i giorni a venire. Prego, Ricciardi. Noi abbiamo già le nostre proposte sul tavolo, che sono riassumibili con un nuovo statuto dei lavoratori, ovvero sicurezza sul lavoro con l'istituzione di una procura nazionale in termini di sicurezza sul lavoro, giungla contrattualistica da rinnovare, quindi rinnovo anche della contrattazione sul lavoro, 3, il salario minimo. Salario minimo che è lì da anni, nessuno vuole, a parole tutti lo dicono, noi diciamo votatelo, non è possibile che ci siano persone che lavorano per 3 euro all'ora. Allora, grazie davvero Riccardo, Ricciardi, scusate.